Cari fratelli, care sorelle, benvenuti a Gerusalemme per gli ultimi giorni della Settimana Santa. Siamo arrivati finalmente, quasi alla fine di questa Quaresima, al Giovedì Santo e oggi ricordiamo e facciamo memoria dell'istituzione dell'Eucarestia. Le letture che la Chiesa oggi ci offre hanno tutte un forte legame con il senso dell'istituzione dell'Eucarestia. La prima lettura è presa dal libro dell'Esodo e ci parla della Pasqua dei figli di Israele in Egitto. La seconda lettura è presa dalla prima lettera ai Corinzi e ci parla delle parole con cui facciamo memoria, anzi memoriale, della passione e morte di Cristo. E la terza lettura è presa dal Vangelo di Giovanni ed è la lavanda dei piedi, quella che San Giovanni nel suo Vangelo mette al posto della narrazione della istituzione dell'Eucaristia. La Chiesa oggi ci vuole fare riflettere su questo grande mistero. Nella prima lettura, il libro dell'Esodo, si parla dell'agnello pasquale. Dunque la Chiesa ci vuole dire che quell'agnello pasquale che il popolo ebraico ha sacrificato nella terra d'Egitto prima di uscire, si identifica con la persona di Cristo. Quell'agnello che ha portato la salvezza al popolo di Israele rappresenta Cristo che ha portato la salvezza a tutti gli uomini, a tutti quelli che credono in noi. Quando leggo questo brano del libro dell'Esodo, c'è sempre un particolare che mi colpisce, cioè che questo agnello di un anno deve essere preso il 10 del mese e tenuto nascosto fino al 14, preservato a parte fino al 14. E questo mi fa pensare perché bisogna conservare fino al 14. Evidentemente per permettere che la bestia si prepari al sacrificio, che si spurghi, ecco, e sia ancora più degna del sacrificio. Un agnello senza difetto e senza nessuna impurità, né interiore né esteriore. Poi un altro particolare mi ha colpito di questo agnello pasquale, e cioè il fatto che bisogna consumarlo tutto. Le parti che non si mangiano si bruciano e le parti che si mangiano vengono assorbite dai credenti, vengono digerite, diciamo, diventano parte delle persone che ne mangiano e quindi non rimane niente. Anzi, una cosa rimane ed è il sangue che viene messo sugli stipiti delle porte. Questo è molto importante perché ci vuol dire che questa alleanza non è un'alleanza di parole, ma è un'alleanza fatta sul sangue. E il sangue nell'Antico Testamento rappresenta la vita. Quindi questa alleanza è fatta dalla vita ed è per la vita. San Paolo ai Corinzi dice: fate memoria di me ogni volta che mangiate questo pane, che è il mio corpo, ogni volta che bevete questo vino, che è il mio sangue. Fate memoria e memoriale e fatelo finché il Signore venga. Ecco, finché il Signore venga, cioè fatelo ogni volta per rendere presente il suo sacrificio fino a quando egli stesso si farà vivo di persona. La lavanda dei piedi che ci racconta Giovanni, dunque, ha prima di tutto il significato di purificarsi. Gesù lo dice a Pietro: tu ti devi purificare, e questo significa che anche ognuno di noi deve purificarsi almeno i piedi. Ecco, quindi prima di tutto la lavanda dei piedi significa purificazione per accedere degnamente ai misteri sacri. Seconda cosa, la lavanda dei piedi ha un significato simbolico, un forte significato simbolico, ed è quello che Gesù vuol mostrare ai suoi discepoli. Dice: ma voi avete capito quello che vi ho fatto? Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Ecco, e qual è il senso di questo lavare i piedi gli uni gli altri? Il senso è entrare in comunione. Gesù ci vuol dire servire un fratello
significa entrare in comunione con Lui e anche con Dio. Diciamo, bisogna mettersi dalla parte del più debole, dalla parte di cercare di comprendere il bisogno che ha la persona davanti a noi. E quindi entrare in comunione, oltre ad assumere il corpo di Cristo, significa anche farsi comunione, comunicanti con i nostri fratelli che hanno bisogno di noi. Ecco, credo che questo brano di San Giovanni esprima chiaramente il concetto e il mistero della comunione, entrare a far parte dei sentimenti, dei bisogni, delle necessità degli altri per poterle risolvere e per poter aiutare queste persone. Terminiamo con la benedizione perché questi ultimi giorni della Quaresima siano per noi apportatori di ogni bene spirituale. Il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.